Siamo allo Sport Calcio, tutto fermo in casa Pescara. Serviranno almeno altri 7-10 giorni per conoscere il nome del nuovo allenatore. Il presidente Sebastiani è impegnato a trovare soluzioni per la cessione del pacchetto di maggioranza di imprenditori stranieri. Più plausibile però l'ingresso di un paio di soci italiani al 20% ciascuno. Intanto continua la protesta dei tifosi biancazzurri contro il presidente del club. Sono tre gli appuntamenti in programma: il primo sabato 22 giugno alle 19 nel piazzale della Curva Nord, il secondo sabato 29 giugno alle 17:30 in piazza Salotto, data da cerchiare in rosso, recita il comunicato, la data nella quale Pescara scende in piazza unita e compatta, ultra e non giovani e meno giovani, ma tutti accomunati dall'amore per i colori biancazzurri. Il terzo appuntamento è per giovedì 4 luglio alla Madonnina, con orario ancora da definire, inutile spiegare, conclude il comunicato, l'importanza del 4 luglio.